Ci siamo dunque, ci siamo tutto pronto per riprendere le ostilità tra Rocco Sora e Castellana Grotte. Ricordiamo sì, il secondo set, questo che sta per iniziare. Il primo set si è chiuso con il Castellana che ha vinto 25-23. Purtroppo la Globo ha perso un po' di terreno all'inizio, 7-11, 14-19, però poi è rientrato su 23 pari, un errore di Libra, un bel muro di Gallotta hanno fatto la differenza. E vedendo insomma le cifre del primo set, tutto sommato la differenza è minima tra le due squadre alla fine. Ci sono meno errori in battuta per Castellana, che ha fatto 5 errori e un ace, mentre 8 errori per la Globo, mentre i muri si equivalgono, 4 per Sora, 3 per Castellana, e anche le percentuali in ricezione e in attacco sono molto simili, quindi poi quando a questi livelli c'è equilibrio basta qualche errorino in più al servizio magari per fare la differenza, e poi alla fine questo è quello che è successo questo primo set, ma insomma il cammino è lungo, c'è tempo per recuperare. Una chiave dell'incontro secondo me potrebbe essere quella di non far mai andare avanti, far mai scappare Castellana nel computo dei punti, perché poi risulta veramente difficile prenderla, anche se la Globo era riuscita nell'impresa nel primo set. Adesso c'è un bel attacco da parte di Vito Insalata, anzi no, chiedo di Evandro Guerra, che va un po' a piegare le mani di sì, Michele Gatto. Molto bravo questo opposto a giocare lungo linea, e già al secondo attacco, secondo terzo, che riesce a piazzare in parallela, e quando il giocatore riesce a mettertela lì è difficile difendere questo, un pallone del genere. Insomma. Poi non è nemmeno costretto a saltare tantissimo, visto i suoi 2,07 m, signori. Certo. Un autentico colosso di Rodi. Attenzione a Jardel, la botta tiene Libraro, lo scappaticcio lontano dalla rete. Però bravo Agilagos che gioca sul muro. Poi il pallone va fuori, mi è sembrato per un attimo che avesse fosse andato addosso a Agilagos, invece così non è. È lo stesso cubano che va al servizio, Agilagos, che nel primo set ha attaccato con un 67% pure di positività, comunque insomma buoni numeri in attacco. Per la Globo è veramente la differenza, hanno fatto pochi punti. No look di Super Mario Scappaticcio, guardate lì. Ci vogliono anche questi numeri per cercare di opporsi a una squadra fortissima Castellana. Intanto 3-1 per la Globo, che inizia bene questo secondo set. Bene così, bisogna sicuramente assolutamente pareggiare il computo dei set di questa partita. Attacco, il muro 1 di Scappaticcio, da solo lui a contrastare Castellano, e l'esperienza, Beniamino, quanto conta in queste circostanze? Sì, ha intuito l'attacco che sarebbe andato verso Castellano e quindi lo ha contrato bene, poi non si sono capiti, il pallone però è rimpallato in maniera beffarda su Mattera e quindi non ha potuto recuperare Castellano. Buono il servizio di Agilagos, attenzione Evandro che prende le mani lateralmente del muro, il pallone esce fuori, questione di centimetri, doveva essere un po' più attaccati alla rete i giocatori della Globo in questo frangente per opporsi al meglio al posto brasiliano. Agilagos che in battuta sta facendo l'Anderson della situazione, sbaglia, sbagliato pochissimo il numero 13 della Globo rispetto ai suoi compagni. Bravo e bello questo primo tempo da parte di D'Avanzo, scusate un po' la confusione. Proprio Andrea D'Avanzo che va al servizio, siamo sul 5-2 per Sora, break sicuramente positivo, favorevole alla Globo. C'è qualcosa che non va, stiamo cercando di capire il signor secondo arbitro. Sì, c'è un vediamo lo scout di Castellana con il maglione di New Mater, che viene allontanato dall'angolo dove si riscaldano i
giocatori che sono in panchina. Evidentemente non era autorizzato a stare lì. Pallone, forse invasione di Matera. No. Ma il, viene giudicato il pallone a filo rete, quindi il tocco a una mano che poi ha permesso l'attacco che si è, di Castellana, che si è poi impennato sull'intervento della Globo, il pallone è uscito, quindi 5-3, botta di Castellano, scappaliccio per Libraro, ancora a muro vincente di Evandro che fuori di sé, un urlo belluino. Si gasa, e questo fa capire quanto tengono ovviamente questo match i giocatori ospiti. Eh sì, perché poi la tensione in mezzo al campo quando si giocano queste partite tiratissime punto a punto sale a mille, e la scarichi con esultanze del tipo di Evandro Guerra, questa volta anche insalata, si lascia andare un po' abbastanza colorita. Infatti il direttore, primo arbitro, infatti, il signor Gian Antonino di Torino, chiede un po' più di compostezza sia ai giocatori in campo che alla panchina barese, anche se a noi poi piacciono sempre queste esultanze sia quando le fanno i nostri giocatori ma anche quando le fanno gli altri. Sì, è giusto che sia così. Cioè, aumenta la tensione sotto rete, adesso Libraro, attacco vincente, poi ha guardato, ha fulminato con lo sguardo Evandro, e sì, i giocatori si beccano, sarà una partita molto calda, crediamo, in questo proseguo. E ancora il duello tra Guerra e Libraro, ha picchiato veramente forte il brasiliano, il pallone si è impennato sul tentativo di muro del numero 8 della Globo, e per fortuna che c'è una rete di mezzo. Ma penso che è una sfida nella sfida, chiaramente partita è sentita, finché si rimane nell'ambito della civiltà va bene. Scappaticcio per Libraro, ancora in posto 2, poi il muro su Jardel, bravo Castellano ad alzare per Guerra. Guarda, che tira Mario, una botta incredibile, grande recupero di Scappaticcio, però può riattaccare, questa volta galloppa. E il salvataggio disperato di Libraro che rischia la sua incolumità, non ne riesce. Comunque la partita molto combattuta e siamo solo al secondo set sul 6-7. Anche il secondo arbitro chiama l'atteggiamento più tranquillo la partita di Castellana. 6 Globo Sora, 7 Castellana, riesce nel sorpasso la formazione giallo-blu, le veste come si definiscono i tifosi. Gatto riceve bene, Libraro, 7 pari, Enrico e l'appoggio, Libraro mette a terra questo pallone importantissimo. È stato punto nell'orgoglio Libraro e adesso sta attaccando come un ossesso. Caricato a pallettoni il numero 8 della Globo. Vediamo adesso che va in battuta, non forza più di tanto, quindi arriva ancora Guerra che veramente bombarda dall'alto come un cecchino, e c'è il primo time out tecnico con Castellana in vantaggio 7-8 in questo momento. È Evandro che è veramente immarcabile. Se questi sono i presupposti del nuovo anno, Beniamino, ne vedremo veramente. Vabbè, ma questa oggi è una partita di alto livello, big match della giornata, vediamo sugli altri campi, insomma, anche se Massa poi ha vinto il primo set ai vantaggi su Padova 26-24, partita un po' equilibrata, Capriaco sta facendo bene il gioco del Colle, ha vinto il primo set, Roma credo che con molta facilità si sbarazzerà di Isernia. Invece c'è la risposta adesso di Santa Croce in vantaggio 18-12 su Bologna al secondo set, e anche Città di Castello che contro il fanalino di coda Mantova dovrebbe tornare alla vittoria, le manca da un po' la squadra umbra, priva anche di Rosalba, infortunato, si è fuori 2 mesi per una frattura alla mano, e quindi è scesa in classifica Città di Castello, un momento difficile per loro. Siamo in cronaca per quanto concerne questo big match